Ciao a tutti e buon sabato 11 dicembre 2021. Oggi parliamo dei migliori pronosticatori del 2021. Allora, come ogni anno, andiamo a vedere quali sono stati i migliori pronosticatori dell'anno, differenziando tra quotescommessecalcio.com e pronostico.it. Allora, ho fatto un articolo su quotescommessecalcio.com. Allora, il miglior utente QSC, quindi quotescommessecalcio, è Luca M87 con l'84% di pronostici vincenti. Quindi complimenti a Luca, 84% è tanto. Il bello è che Luca aveva vinto anche lo scorso anno con l'85%, quindi ha fatto una percentuale leggermente inferiore, ma comunque di gran lunga superiore a quella che io consiglio dell'80%, quindi 84-85%. Ogni volta che c'è un punto percentuale sopra l'80%, ragazzi, è una fatica enorme. Quindi complimenti a Luca. Le quote che ha fornito sono sempre state tra 1,25 e 1,87. Il secondo utente che andiamo a premiare, perché questi utenti vincono la Coppa QSC. Allora, è Gian Gibar80 che su Pronostico Premium ha fornito ben 31 pronostici vincenti su 33 con la media del 94% di pronostici vincenti. La cosa che mi piace di Gianluca è che sta seguendo il metodo che tra l'altro organizzeremo a questo punto un'intervista perché lui, anche se già dalla prima lettura me lo sono portato qui del libro Quote Scommesse Calcio, ha fatto bene, ha letto il libro più volte e sembra che la volta quella proprio epica che lo ha, come dire, sbloccato e l'ho fatto vincere con costanza è stata la quarta lettura. Quindi quando io vi dico leggete e rileggete il libro, vedete che poi i risultati arrivano. Quindi tutti quanti, quando leggono il libro migliorano, più lo leggete, più lo acquisite, meglio fate. Poi c'è il caso di Luca Welcome, che l'ho letto la prima volta e è andato subito bene, e c'è magari chi, come Gianluca, magari deve leggerlo più volte per migliorarlo, per trovare magari quei dettagli che non aveva notato alla prima volta, e poi questi sono i risultati. E la cosa interessante è che Luca ha deciso di mettere su pronostico premium solo i pronostici per cui poi dopo va a fare effettivamente la scommessa, quindi ha seguito proprio il metodo e quindi per ogni singola partita giocata il suo obiettivo è stato quello di uscire almeno tra il 20% e il 50%. E le quote da cui è partito in genere sono 1,30-1,35 in genere, poi naturalmente ha fatto anche a volte diciamo quote più alte per uscire poi in anticipo, magari al primo gol. E quindi complimenti sia a Luca e sia a Gianluca. Riceverete le coppe. Organizzeremo Luca, già l'avevo intervistato in passato, e andremo invece a intervistare Gianluca. E ho letto anche un commento che è stato scritto ora al volo dal mitico FantaFoot, che tra l'altro mi ha aiutato a stilare la classifica dei migliori pronosticatori di QSC, e dice tantissimi complimenti ai vincitori, bravissimi, complimenti anche a tutti gli altri che hanno partecipato su entrambe le piattaforme, perché come ha detto Giulia abbiamo passato un bellissimo anno insieme, nonostante tutto quello che c'è intorno, grazie a tutti, grazie Giulia. Grazie anche a tutti voi ragazzi, sì, sicuramente è stato un anno difficile, ci sono tante cose che non vanno, ma non è, ormai qui il problema non è più sanitario, sta diventando un problema di altro tipo. Però, ragazzi, riusciamo a superarle tutte, veramente. Dal 2008 al 2021 sono 13 anni, e 13 anni che, malgrado succedano cose anche molto brutte, come ad esempio terremoti, attentati, eccetera, alla fine siamo sempre qui a divertirci insieme e anche a staccare un attimo la spina da tutti questi problemi che ci sono intorno. Io ricordo sempre che l'importante è divertirsi, stare bene insieme e giocare con moderazione. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!